Ah no, cazzo, guardala là. Ok. Pensavo che con l'iconcina così fosse già del mio branco. Vediamo se è sempre uguale che vuole mangiare. Non mi sembra di sì. Cazzo fa? Sta toccando i capezzoli? Sì, credo abbia fame. Arrivo, arrivo! Scimmiettina golosa. È una femmina! Ok. E questo abbiamo detto che mi segue di default, giusto? Ok, andiamo a casa. Ok, sdraiati. Sonno. Ok. Ora, dov'è la scimmia nuova? No. No. Dove cazzo si è messa? Yeah. Ok, io essere femmina. Maschio, due figli. Due figli. C'è lui che è libero. Anziana femmina, cazzo. Anziano maschio. Vito eletto. Ok. Guarda la bussola. Ma non capisci in che direzione è? Funziona la scimmia vecchia? Sì. I maschi funzionano finché non rippano. Le donne dopo un po' basta. Finché non rippano o finché non ne fanno due. Ok. Ora posso tornare alla mia scimmia, dov'è? Fa vedere i legami giovani e adulti, chi è legato a te, eccetera. Scusami, i bianchi sono gli adulti, i grigi sono i vecchi e i rossi sono i bambini praticamente. Cioè i rossi, gli arancioni. E quelli teoricamente con la stanghetta vuol dire che mi stanno seguendo. Cioè tipo adesso c'è una stanghetta, se io faccio termina missione... si stacca quella bianca, ma i bambini avendoli in braccio sono lì. Comunque adesso abbiamo 6 punti, teoricamente dovremmo fare il primo salto di generazione. Esatto. Allora, uno, due, tre. No, è ancora un pelo presto. Devo sbloccare 6 perk almeno. Devo sbloccare 6 perk e poi possiamo skippare. Ah, così siamo a 4, possiamo già farlo ora. Credo. Forse no. Come on. Cazzo no. 1, 2, 3, 4. Teoricamente i primi non dovrebbero contare. Aspetta, eh. Ah, generazione. 1, 2, 3, 4 e 5. No, devo fare un altro punto.
Devo fare un altro punto. Come cazzo lo facciamo un punto? Neurone maturato, ma che botta di culo. Evoluzione. Ok, ho il fatto. Quindi io adesso faccio generazione. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cambia generazione. Yes. E via. Meve con i 29. Welcome back. Welcome, welcome back. E via, il primo salto dopo neanche un'ora. E siamo poco più indietro di dove eravamo ieri dopo due serie di stream. Perché comunque quando ieri abbiamo saltato, a parte 6 si sono resettate tutte le skill. Ma Simo, non credo che sia vera quella cosa, eh. Membro del clan morto. Ok, sarà morto un anziano. Questa è una cosa che mi sta in culo, che non mi dice chi è morto. È morto Goge, vabbè, ma io non è che posso sapere chi cazzo è Goge. Ok, allora io sono una femmina. Oh, maschio singolo, ok. E ora facciamo figliare quelli che erano i bambini. Allora, noi sappiamo che con queste fratte qui possiamo fare due cose. Però ne abbiamo trovata solo una. Oh, porca troia. Che non credo sia questa. Ok. E se io trovo un'altra fratta di quelle, mi dice che le ho fatte tutte e due? Ok, perfetto. Focalizziamoci su ste cose. Cioè, tentiamo di fare tutto quello che possiamo con quello che troviamo. L'ho fatto ieri, sì, ma con l'altra... con l'altra partita. Ok. Ormai il danno era fatto, esatto, tanto valeva finire. Ah, qui abbiamo analizzato tutto. Sia da mangiare. Credo che io... Cos'è il coso rosso? Da quello morto? Sì, di sì. Ah no. Cos'è, un bambino? Ah sì, rosso vuol dire che è un bambino. Esatto, comunque è arrivato il meteorite. Dobbiamo andare al meteorite. A prima la roccia di meteorite, che comunque ieri non abbiamo mica scoperto a cosa cazzo servisse. Me. Pluto. Mamma mia, qui ho sculato. Qui mi facevo fottutamente male. E il fatto che non vedo il fumo. Non vedo il fumo. Eccolo là. Che sei anche l'alba. Devo stare attento ai croccolischi. Ok, il sito lì.
Ah, cazzo, è vero. Vai su, vai su, vai su, fast. Ok, sugliamoci le cose. E adesso sarà un pelino più... Ma dopamina è necessaria per evitare di stare quando sei in stato di paura, ok. Ma dov'è la mia barra della dopamina? Ah, è quella barra bianca di fianco all'occhio. Ok. Questo era un coccodrillo. Ed era cazzo vicino. Via. Vai, little monkey. Oh! Analizza. Mi diceva intimorisci, quindi mi sa che c'ho un mob vicino. Oh cazzo. Oh cazzissimo. Via. No, mi serve un rametto. E dei faffi. No? Need the faffi, please. Ok. Non sembra per... No, non è per niente male. Secondo me è uno di quei giochi che se ti metti lì e hai delle cuffie decenti e non fai altro nel mentre che ci giochi, secondo me te lo godi proprio sto gioco. Ok. Sarebbe da dire ti viene la scimmia. Però poi la gente... Che funziona così da streamer, o fai le gigabattute bellissime o non puoi farle. Quelle stupide non puoi farle da streamer. Che se no la gente fa oh god. Ti fai moncas in chat. Il funghetto, è vero, questo non l'abbiamo ancora studiato. Ok. Ma hai perso il titolo di Capitan Glitch? Ma di che, Johnny? Che ogni volta che annuncio sta roba la rompo dopo un secondo? Porca troia. Merda, mi è caduto bastone. Fanculo. Vai via, stronzo. Dov'è il mio bastone? Guardalo lì. Dov'è il coccodrillo? Morisci, non credo che funzioni. Maturato due neuroni. Il primo è non prenderlo nel culo. Il secondo va in alto. Ah, l'ho recuperato di un botto ora. Dai. Vallo a trovare mo il bastone. Cioè vallo a prendere, perché trovare l'ho trovato. Cazzo, afferra, go. Ok, quadritto. Dai. Affanculo, hai capito? Wow! È uscito, non è morto? Ok, abbiamo preso uno da come strumento. Petra ex Kaelo. Ok, torniamo a casa che abbiamo l'XP a cannone. Guarda che doggioni. Teoricamente, raga, dovremmo poter già fare, credo, un altro salto evolutivo. Credo e non ne sono certo.
E qui già è diventa blind, perché al secondo salto, cioè al primo salto è arrivato un meteorite. Magari succede qualcosa anche di là. Ma domanda, però mi deve rispondere qualcuno che lo sa, non qualcuno che, ah no, secondo me sono quasi sicuro che, perché me la sento. Il mio gruppo di fottutissime scimmie, cioè, mangia e fa le cose da solo, vero? Cioè, non c'è pericolo che le scimmie mi muoiano di fame perché sono stupide. Hanno il cibo in zona? Sì, ok. Vabbè, teoricamente lì a casa c'è il cibo. Quindi ok, quando facciamo la base, se la spostiamo, dobbiamo ragionare anche sul fatto che ci deve essere la pappa vicino. Lì mi segnalo, teoricamente a mangiare quello l'hanno già fatto. Cioè, se io adesso vado in base e mangio, tutti mangiano, quindi lo sanno fare. Effettivamente forse sarebbe una cosa smart fare tipo delle lance per tutti. Uga, buga. Allora, qui lascio il faffo. L'ho messo giù? No. Ok, lì ho messo il coso. Qua lascio il legno. E... no. Mi sdraio. Evoluzione. 4. È possibile identificare l'identificatore? Ok, vabbè, queste robe qui comunque già più o meno le conosciamo. Allora, io specco movimento a cannone, raga. Perché secondo me questo è il trip più importante. Questo secondo me è il trip più importante. Uno. Tipo adesso vedi, oh, ma sono curioso. Cioè, se io sblocco questa qua, che è quella dell'evoluzione, io possiedo la potenza di affrontare meglio il pericolo. Questa mutazione genetica spontanea si definirà quando Bio raggiungerà l'età adulta. Ah, quindi vuol dire che ancora non ce l'ho? Immagino questa mutazione si manifesterà nella prossima evoluzione della progenie. Allora, capiamo sta roba, perché ormai tanto noi adesso abbiamo, ora dobbiamo fare il salto, abbiamo 8 punti. Quindi sicuro lo facciamo. Ma il discorso è, questi qui sono quelli che si sbloccano dai piccoli, che a volte viene fuori bla bla bla, quando nasce la scimmia speciale, insomma, che c'ha il gene in più. Ma li devo sbloccare? Esatto, quelli arancioni sono dei piccoli, che vuol dire che mi si accenderanno l'anno prossimo, giusto, tra virgolette, anno. Sì, ok, ho capito. Quelli mi si accendono dopo che faccio il salto, o comunque quando crescono. Ok, perfetto. E qui li ho presi. Organizzazione dei suoni la prendo. Allora, intanto abbiamo 8 punti. Noi pigliamo quelli di movimento tutti. E ce ne rimangono 4. Teniamo quelli della gestione del gruppo. Qui il riconoscimento delle forme. Velocità di valutazione. Maggiore analisi ambientale aumentato. Possibile identificare gli attori minacciosi della stessa specie vicino al bersaglio. Suono aumentato. Ok. E saltiamo. Go! Ogni giorno
un piccolo scimmione spulcia la sua piccola scimmietta. Questo dà via un circolo vizioso. I trenini di scimmie che si spulciano vengono visti ogni mattina in tutta Africa. Non importa che tu sia maschio, femmina o pulce, l'importante è che se arriva il coccodrillo, pigi là.